L'Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, presieduto da Vincenzo Sant'Agata, ha celebrato al Teatro San Carlo a Napoli la 7ª edizione della cerimonia del Caduceo d'Oro. Premiati i decani della professione con la consegna delle medaglie d'oro al merito professionale agli iscritti con 70, 65, 60 e 50 anni di laurea e le medaglie d'argento per gli iscritti con 40 e 25 anni di laurea. L'evento ha salutato anche i neolaureati appena iscritti all'albo. Soddisfatto il presidente Sant'Agata, ai nostri microfoni spiega. La serata di questa sera è un'ulteriore testimonianza perché andiamo a riconoscere i colleghi che hanno compiuto 65, 60, 50, 40 e 25 anni di attività professionale e nello stesso tempo accogliamo con un giuramento di galeno 200 giovani neolaureati. In un momento in cui la società, ecco, forse dimentica alcune fasce di popolazione fragili, io penso che qualsiasi tipo di qualsiasi professionista, qualsiasi categoria debba scendere in campo e noi siamo scesi in campo perché il nostro obiettivo è quello di cercare di intercettare quelle che sono in questo momento le negatività di alcune fasce della popolazione che non riescono a curarsi. Questo lo facciamo quotidianamente con il progetto Un farmaco per tutti e una visita per tutti. Nel corso della cerimonia sono stati anche assegnati i Caducei d'Oro 2019 al dottor Luigi Guacci e i premi Cultura, Scientifico, Sanità e Italia rispettivamente al rettore dell'Università di Napoli Gaetano Manfredi, al professor Gianni Marone, al professor Paolo Ascierto e al presidente di Pharma Industria Massimo Sacca Barrozzi. Il cardinale Sepe poi ha ricordato l'impegno messo in campo dalla Curia di Napoli per aiutare gli ultimi. Eminenza, i farmacisti sempre più vicini ai cittadini. I farmacisti che ormai hanno aperto le loro farmacie, hanno aperto la loro professionalità e direi soprattutto hanno aperto il loro cuore per i tanti che hanno bisogno, per i tanti che non avendo altre possibilità ricorrono alla solidarietà dei farmacisti per potersi curare. Un progetto che è nato qui a Napoli, che si è diffuso e adesso praticamente arriva in Africa, in America Latina e arriva anche in Vaticano.